arrivata prima, anche perché la barca va dritta, non ha avuto nessun problema, mentre invece l'automobile ha incontrato un traffico da weekend e l'automobile è andata bene? Sì, sì. Citroen, quindi è stata una macchina affidabile, perfetta, confortevole, perché è stato un percorso molto lungo. Quanto ci avete messo da Porto San Giorgio? 4 ore e 50. Ecco, adesso facciamo il ponte di Chioggia. Di Chioggia. Ecco, ecco la Darsena. Le saline Chioggia. Ecco la Darsena, le saline Chioggia. Finalmente ci siamo. Adesso passiamo da qua dietro perché abbiamo l'appuntamento con gli altri equipaggi, con l'equipaggio dell'imbarcazione, e così tireremo un pochino di somme. Ecco che finalmente si apre il cancello, l'ultimo ostacolo, stiamo entrando. Ecco, vediamo già l'equipaggio, sono là in fondo. Ecco, proprio questi sono gli ultimi metri, adesso arriviamo, ci fermiamo qui e spegniamo il motore. Eccoci, siamo arrivati finalmente al porto di dalla Darsena Sporting di Chioggia. E la macchina è arrivata, la barca è arrivata prima la barca della macchina, ma questo era largamente prevedibile. Il Fountain 34 Center Console è un'imbarcazione che è ricavata da delle carene offshore, quindi è una barca molto veloce, molto performante, ma soprattutto non avevi semafori, non avevi limiti di velocità, non aveva le file, non aveva le code. Allora Marco, il pilota della barca, una battuta su questa giornata. Ma sicuramente una bella esperienza, abbiamo trovato mare abbastanza mosso alla partenza, poi fortunatamente è sceso e l'arrivo l'abbiamo fatto come la partenza, quindi con mare mosso. Abbiamo mantenuto una buona velocità media, abbiamo fatto tratti da 35, tratti da 50, tratti da 60, abbiamo avuto insomma le diverse difficoltà di mare e quindi le diverse velocità, comunque un'ottima giornata. L'imbarcazione si è comportata bene? Assolutamente, benissimo. Bene. Loris, l'automobile, abbiamo già parlato in macchina arrivando qui, era partita sfavorita, è arrivata seconda, ma non era una competizione, era più che altro un modo per vedere che con la barca si viaggia più veloci dell'automobile, però si viaggia meno comodi, perché sulla Citroen si viaggia molto comodi. Sì, la macchina è confortevole perché ha le sospensioni ad olio, idroattive, e quindi sembra di correre sopra l'olio, come va benissimo. Quindi anche se sei arrivato secondo, tra virgolette, sei felice lo stesso. Sì, perfettamente, è andata tutto bene. Bene, da Chioggia è tutto, l'imbarcazione e la macchina hanno entrambe avuto un'ottima performance, grazie di tutto e arrivederci alla prossima gara.